che lancia in avanti. Parte il pallone in mezzo, c'è una deviazione, poi il tiro al volo da parte di Armellino e il gol, e gol della Cremonese, stupendo, gol meraviglioso. Autore di questo straordinario gol, veramente molto ma molto bello, Cremonese che è passato in vantaggio, ma d'altronde non poteva essere diversamente, al di là di quello che è stato il tiro straordinario. Pallone giocato ancora in avanti per Brighenti, che si fa luce, ancora Brighenti, il tiro da distanza, il pallone messo in mezzo alla deviazione di Solini, gol di Solini, finalmente è arrivato il pareggio, disattenzione incredibile da pareggio, come cambia la partita nel giro di 14 minuti, Reggiana annichilita. Poi improvvisamente questo gol da parte di Solini. Intervento da parte di Casoli che se ne va, poi il pallone per Abruscato, ancora Abruscato, attenzione Abruscato, il tiro, miracolo! Arbitro fischia, va al tiro direttamente, cerca ancora Abruscato, il pallone ancora per Casoli che se ne va in area, sbaglia il cross. Armellino mette il pallone in mezzo, mamma mia! Secondo tempo di allontana, poi Alessi in piena area, allontana definitivamente, poi Caracciolo va al tiro, una deviazione. Sì. Un cambio assolutamente normale, assolutamente logico. Kais ha sofferto, nonostante l'indietro per Bellucci di prima intenzione, subito a cercare Alessi, pallone messo a terra, grande lo stop, pallone in verticale per Rampi, attenzione, attenzione, il tiro fuori! Fuori! Laterale, parola, il lancio a cercare la percussione ancora una volta di Rampi, pallone millimetrico, ad allontanarlo, ancora Possenti. Possenti, il tiro di Possenti, alto. Attenzione, Cremonese in avanti con questo pallone per Brighenti di prima intenzione, scivola, Abruscato, tiro, gol! Gol di Abruscato, che ha sbagliato l'aggancio in piena area. Abruscato è arrivato sul pallone e ha messo nel sacco. Tutti vanno a rincuorare il centrale della Reggiana, ma veramente incredibile quello che è successo. Cremonese in vantaggio con gol di Abruscato. Alessi, il tiro a giro, fuori! Cercare la deviazione, attenzione, scivola D'Ametto, se ne va Françoise, ancora Françoise, il pallone in mezzo, poi va giù Casoli e per il direttore di gara tutto regolare. Secondo errore consecutivo di D'Ametto. Esce D'Ametto ed entra Cavion. Mentre la deviazione di Anastasi, il tiro deviato, poi ancora Cavion, il pallone in mezzo. Moi, che ha carambolato, almeno vedendolo qui in diretta, fra il petto e il braccio. Certo che un po'. Alessi mette in mezzo, c'è l'intervento del gigantesco Moi, poi Solini va al tiro dalla distanza ad effettuare questo calcio d'angolo, pallone messo in mezzo, la deviazione di Anastasi. Pallone per De Silvestro, attenzione, De Silvestro esplode il sinistro. Pallone messo in mezzo a cercare la deviazione di Rampi, Bandini, attenzione, Bandini, il tiro. Reggiana. Enti a sinistra, mette il pallone in mezzo, Anastasi riesce. Vediamo se Rampi, anzi se Anastasi si fa luce, Anastasi, attenzione Anastasi, il tiro, parata di Galli, chiude la partita. La Cremonese espugna il Mapei Stadium di...